Siamo tornati nuovamente in game, questa è Italian Esports Association, io sono Urkukan, come al solito a commentarvi un'altra partita di StarCraft 2. Siamo arrivati alla seconda semifinale, ovviamente parliamo del torneo 1v1 per quanto riguarda l'HSDL Invitational e subito vediamo una cosa che a me piace molto, ossia una 14 pull da parte del giocatore Zerg. Andremo a commentarla tra brevissimo, andiamo subito a presentare i due giocatori partendo, anzi anche Gastric, visto che ci siamo, dicevo, partendo dal giocatore Zerg, che spona nell'angolo in basso a sinistra con il colore giallo per il team Dead or Alive. Stiamo parlando di Insane o Insane, a seconda di come vi piace pronunciarlo. In ogni caso, un giocatore ranking master con 2004 punti, ladder 52 e 10% il suo win rate, 472 vinte e 434 perse per questo giocatore. Lo andremo a scoprire in game. Già un primo giocatore per i Doha si è classificato per la finale. Vedremo se faranno un match Doha contro Doha, oppure se sarà il giocatore che spona nell'angolo in basso a destra con il colore blu per il team HSDL. Stiamo parlando di Mia Nonna in Arte Brothers. O se sarà appunto questo giocatore ad andare a sfidare Azeroth in finale per Mia Nonna Ranking Master, ovviamente. Con 1735 punti ladder, 51 e 64% il suo win rate, 331 vinte su 310 partite perse. Intanto vediamo subito la 14 pull che va a portare ben 6 ling in avanti per il giocatore Zerg, che è andato subito a prendere due espansioni. Ovviamente cercherà di dare soltanto un fastidio al suo avversario, che dovrà andare ad approntare una difesa praticamente senza unità subito. Va a cercare di eliminare i primi imparatori, distrae molte probe dalla linea mineraria per cercare una difesa, non potendo avere Zeloti o Adepte in campo subito. Le probe vanno ad essere surroundate, ottima la micro da parte di entrambi i giocatori. Come vediamo, le APM volano sopra i 300 per entrambi, riesce ad avere la meglio il giocatore Protoss, che allontana lo Zerg al momento, che però sembra anche rientrare, ma arriva anche il primo Zelota. E molto probabilmente chiuderà questo le danze per questi ling. Vedremo se andrà a risfruttarli in un secondo momento. Intanto arriva a 100 di vespene il giocatore Protoss, 52 ancora per lo Zerg. Va a piazzare anche il centro cibernetico. Andiamo a vedere le perdite. Persi due lavoratori per il giocatore Protoss, che non è male al terzo minuto. Va anche allo scout il Protoss. Credo che non abbia visto un granché. No, ha scoutato, è riuscito a scoutare praticamente tutto tranne l'estrattore di vespene, quindi non ha visto l'incremento metabolico a che punto era di ricerca. Arriva il secondo estrattore, seconda appunto estrattore di vespene per il giocatore Zerg, mentre il Protoss è andato a prendere il suo terzo. Per il momento siamo 32 probe contro 29 droni. Arriva anche una fabbrica robotica subito dopo il centro cibernetico e il secondo gate. Due gate robo al momento per il Protoss, mentre da quest'altra parte risponde lo Zerg con il Banning Nest, quindi Banning ovviamente per Insane. E dopo la robo arriva anche un ennesimo gate. Inizia la produzione del primo immortale per il Protoss, quindi molto probabilmente Adepte Immortal ancora per il Protoss, mentre lo Zerg risponde con Speedling e Banning. Al momento nessuna tech sulle hatchery di Insane, che è leggermente indietro per quanto riguarda il dronaggio. Siamo 36 droni contro 40 probe e arrivano i primi Banneling. Drop di Banneling direttamente sulle linee minerarie per il giocatore Zerg.
ricercato sia la speed che ovviamente il morph sul sorvegliante. Vedremo la reazione di mia nonna, forse non si aspetta questa giocata, arrivano i primi Beneling. Riesce a portarsi a casa ben 30 lavoratori, 28 soltanto con questo drop. Anzi, questo doppio drop, eseguito sia sulla linea mineraria principale che sulla secondaria. Credo che a questo punto il game sia praticamente compromesso per mia nonna. Scende a 300 l'income per il Protoss. Non vedo cosa potrebbe fare. Warp di Adepte per cercare con un timido push di risollevare la situazione, ma stiamo vedendo già Speedling in avanti per il giocatore Zerg, che a questo punto cerca di non rischiare l'armata per niente, perché le sue difese comunque sono consistono soltanto in questi Speedling. Ancora Morph in Beneling, ben 10 Beneling via di Morph per mia nonna, anzi per Insane, scusate, mentre mia nonna si va ad avvicinare con le sentinelle. 10 Ling in produzione più Hydralisk, l'altro Hydralisk ormai ultimato, arrivano i Force Field molto buoni, non riesce a bloccare tutte i Beneling che passano ed è uno stilicidio di Adepte e di Scudi, soprattutto ancora il surround dei Ling, ma come vediamo le Adepte e gli Immortali riescono ad avere la meglio e vanno a creare un fastidiosissimo punto d'appoggio per il Protoss, che costringe ad allontanare gli droni dello Zerg. A questo punto vedremo come reagirà. Perde la seconda espansione, prisma dimensionale in avanti, subito warp di altre 3 adepte, 19 droni per 19 probe per mia nonna contro 43 droni, ma attenzione, non ci sono abbastanza difese per il giocatore Zerg. Subito Ling e Hydralisk per cercare di eliminare la prima linea di adepte, mentre arrivano anche dal retro le unità di Insane, che è rimasto soltanto con Hydralisk è costretto a pullare tutti i lavoratori, ma sembra una mossa disperata. Dall'ingaggio a favore con il drop di Beneling si è ribaltata la situazione con questo push. Infatti arriva il GG da parte di Insane, vince il primo game per gli HSDL, mia nonna!